Buongiorno, ragazzi, non so se... Amore, stai qua, stai qua, amore, stai qua. Allora, mi vedete? Siamo già live. Ok, vediamo. Vediamo chi c'è. Allora, oggi ci sentiamo come al solito per la nostra meditazione quotidiana, cioè quotidiana, scusate, settimanale. Io la faccio quotidiana, non so voi, ma comunque, allora, vediamo un attimo, ma comunque... Ecco, comunque noi qui ci troviamo a farla settimanale. Ciao Mina, come stai? Allora, ciao Maria, poi vediamo quante persone si collegano. Allora, come state questo lunedì? Com'è andata la settimana? Mi date qualche riferimento? Io penso che le stia andando... Ciao, ciao Giulia, penso che stia andando tutto bene. Anche se vi dico la verità, sento delle cose in giro che fanno un po' ridere. Ciao Katia. Ciao Katia San, tipo ho pubblicato, non so se avete visto quella, l'ultima che hanno detto sul fare l'amore, no? Sull'intimità che mi ha fatto molto ridere, che bisogna farlo massimo 15 minuti e massimo 15 minuti disinfettandosi le mani prima, disinfettandosi le mani dopo. È una cosa che mi ha fatto molto ridere, vi dico la verità. E infatti ho fatto un post, io in genere non intervengo perché comunque ritengo che non sia molto pertinente riguardo agli argomenti che tratto nelle mie scelte quotidiane, eccetera, eccetera, però devo dire che molto probabilmente bisognerà anche un po' dire qualche cosina perché non si può tacere sempre, no? Quindi a questo punto qualche cosina verrà detto, qualche opinione personale verrà detta. Tra l'altro vi anticipo una cosa bellissima. Allora, io e il mio collega psichiatra, che si chiama Giampaolo Mastropasqua, faremo delle dirette. Io non so se riusciremo a farle qui su Bridges o forse le faremo sul mio, comunque adesso vedremo come possiamo organizzarle. Faremo delle dirette dove prendendo a prestito, comunque prendendo in buon conto un problema che mi hanno confidato tanti clienti e tanti colleghi, giornalisti, scrittori o comunque di qualsiasi ceto sociale, ma nomino questi perché ha senso, riguardo i giovani. Io ho sentito che stanno cominciando a dire che ci sarà una seconda ondata del virus verso... questo autunno, portata soprattutto dai giovani, perché i giovani sarebbero irresponsabili, perché i giovani fanno l'amore, perché i giovani non si proteggono, non seguono le regole, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io sono molto dispiaciuta che vengano presi di mira i giovani, perché i giovani saranno le persone che staranno al posto nostro fra qualche anno. E quindi loro saranno quelli che creeranno la nostra società, che metteranno le basi. E io sono molto molto dispiaciuta che si vadano a toccare tutta una serie di categorie protette, come i bambini, i giovani, gli anziani, eccetera, eccetera, che hanno più fatica degli altri. Ma soprattutto i giovani e perché? Perché io non so quanti anni avete voi, io ne ho 50
E sinceramente mi ricordo di quando ero un adolescente e mi ricordo che avevo molte questioni personali irrisolte, ovviamente. Che poi non è che ai sui 20 anni si sono risolte, nel senso c'è voluta anche molta vita ad insegnarmi, no? Alcune cose le ho imparate io, alcune cose me le ha insegnate la vita, alcune cose me le ha insegnate il rapporto con gli altri, il rapporto con me stessa, la terapia, eccetera, eccetera. Mi sono resa conto, mi sono ricordata che quando io ero un adolescente e avevo veramente poche risorse, perché letteralmente si ha meno risorse di quando una persona arriva alla mezza età o comunque a un certo livello, io ero emozionalmente molto fragile, molto delicata. Quindi, per me, un giovane in via di sviluppo in questa società deve essere supportato e deve essere soprattutto guidato ed aiutato affinché tiri fuori i suoi talenti, affinché capisca chi è, affinché prenda il giusto posto nella società e affinché si avvii ad essere un adulto responsabile, un adulto buono, un adulto che sa prendere delle buone decisioni e un adulto che contribuisce in un modo molto concreto e molto bello alla società. Allora, se i ragazzi vengono minati in un periodo fragile o in un periodo di maggior, non voglio dire fragile, magari non usiamo questo termine, diciamo di maggior sensibilità, in cui dovrebbero invece essere supportati per avere una struttura psicologica e una struttura emotiva molto forte per il futuro, e allora a questo punto noi stiamo letteralmente minando le basi della società. E la trovo una cosa ignobile, scusate se mi esprimo così, ma è una cosa che non va assolutamente appoggiata, assolutamente. E allora che cosa ho pensato? Allora, questa mia amica che scrive, lei è una scrittrice ed è anche una giornalista, mi diceva che curiosamente suo figlio suo figlio non conosce Dostoevsky e non conosce tutta una serie di autori classici che vengono portati a scuola. Allora, io non so che scuola avete fatto voi, io ho fatto il liceo classico e mi ricordo che gli autori, sia nazionali che internazionali, venivano assolutamente, venivano studiati, venivano analizzati. E questo perché? Perché è chiaro che la cultura andava poi a formare una struttura in noi. Confrontarsi con un grande scrittore come Dostoevsky, come Chekhov, come Hemingway, come anche tutti i rivoluzionari, per esempio i beatnik, come Jack Kerouac, come Dante. Ho sentito un professore che ha detto che tutte le cose che Dante ha scritto nella Divina Commedia sarebbero fantasticherie. Ok, allora andare a deprezzare, comunque andare a sminuire un'opera gigantesca, mistica, è un'opera dalle fondamenta come la Divina Commedia, significa minare alla radice la cultura. Ma la cultura serve anche a farci ragionare, a farci diventare delle persone che ragionano con la nostra testa, a farci confrontare con grandi menti, con grandi scrittori. E scrittori che hanno espresso i loro sentimenti, che li hanno portati sulla carta, li hanno portati a tutti, si sono confrontati con la vita. Possono essere nel giusto o nello sbagliato, non è questo il punto, ma il punto è che hanno tirato fuori il grande talento, la grande voglia di comunicare e le grandi esperienze di vita che loro hanno fatto nel loro cammino quotidiano. Allora, non bisogna togliere questo ai giovani, assolutamente, non dovrebbe essere tolto neanche a noi adulti, ma ormai noi adulti abbiamo una testa, possiamo formarci, eccetera, ma ai ragazzi è veramente un peccato sminuire delle cose così belle, così importanti. E allora quello che voglio fare io è, Giulia, ti assicuro che va bene. Quindi io quello che farò saranno ogni 15 giorni probabilmente farò una diretta con questo mio amico
collega, stimatissimo collega psichiatra, il quale è un grandissimo scrittore, e andremo a presentare ogni 15 giorni un libro. Non sarà un libro spirituale, prettamente spirituale, potrebbe anche esserlo, potrebbe essere un libro di filosofia spirituale, ma comunque andremo ad analizzarlo, comunque un grande classico, andremo ad analizzarlo per portarne i contenuti e per aiutare e per agganciarli alla nostra crescita anche spirituale. Quindi faremo un lavoro, diciamo, a tutto tondo, perché per me, l'educazione è importante. È importante da tutti i punti di vista. Abbiamo bisogno di non diventare ignoranti, abbiamo bisogno di non perdere il collegamento con le grandi menti. Ne abbiamo veramente bisogno. Comunque adesso siete arrivati tanti. Angela, Mariangela, ciao, Valeria, Franca, Katia, Angelo. Oltre che sempre... Grazie Angelo, sei un amore. Ciao Antonella, ciao Maria Pia. Giulia, verissimo, basta così agli adolescenti che se trattati con sensibilità e ascolto sono una ricchezza e comunque sono gli adulti a doverli guidare in una fase delicata di crescita, quindi è inutile che si responsabilizzino per incolparli. Esatto, Giulia, hai trovato veramente il punto della situazione. Quindi vi dico, d'ora in poi, se volete anche, oltre alle questioni spirituali, che le tratteremo sempre 2 volte al mese, più una meditazione una volta alla settimana, se volete anche ascoltare voci culturali e quindi e collegarle affinché la cultura non rimanga un bene di mera fruizione mentale, ma diventi anche un bene che si può collegare ad una crescita emotiva, psicologica e spirituale dell'essere umano. Allora, se volete collegarvi, poi vi darò le date e sceglieremo ogni 15 giorni un libro da analizzare, da leggere. Potremmo magari anche dirvelo in anticipo, così qualsiasi cosa vorrete aggiungere al nostro dibattito sarà assolutamente ben accetta e cercheremo proprio di andare a fondo sulla questione della cultura e del nostro sé profondo, che cosa significa essere persone che amano la letteratura, persone che amano l'arte, oppure potremmo anche andare a analizzare un artista. Per esempio, ci sono tanti artisti che sono stati profondamente spirituali, profondamente sensibili, che hanno avuto magari anche vite in cui hanno dovuto tirarsi sulle maniche. E andremo a parlare di queste anime sensibili, perché noi abbiamo bisogno gli uni degli altri, abbiamo bisogno di sapere. Abbiamo bisogno di confrontarci, abbiamo bisogno di crescere e abbiamo bisogno di essere preparati nella nostra vita quotidiana ad affrontare tutte le cose che la vita quotidiana naturalmente può presentarci. E allora, più siamo strutturati, più abbiamo delle fondamenta, più ci riflettiamo magari nella vita precedente di qualcuno che magari ha avuto le nostre stesse difficoltà, più saremo in grado di aiutarci, di fare rete e di riuscire a vivere in un modo vittorioso, cioè pensando con la nostra testa, mettendo la magia all'interno di ogni attimo della nostra vita quotidiana. Ecco Giulia, per esempio, bellissimo questo incontro culturale, io adoro leggere, i grandi scrittori mi hanno dato tantissimo nella mia vita. Mua. Brava Giulia, anche a me. Io facevo scorpacciate quando ero giovane di grandi artisti, di grandi e non vedo l'ora di parlarne perché è un argomento veramente bello, veramente apre la mente, ci aiuta anche a viaggiare anche con la fantasia, a sognare, a creare. E sono tutti stimoli veramente essenziali per far crescere la nostra società. Oh, allora, quindi ciao Katia, ciao Tiziana, Angela, Mina, settimana difficoltosa, suppongo che tu abbia detto. Ciao Francesca Fotti, sono molto contenta di vederti e spero che abbia voglia di seguire anche tu le nostre prossime dirette. Ciao Margherita, un bacione grande, ciao Anna Maria. Bellissimo il tuo quadro, tra l'altro Anna Maria. Anna Maria De Bellis fa dei quadri stupendi, qualche volta me ne manda qualcuno e quindi parlando di arte penso che tu sia molto contenta.
Maria Lorenzi, ciao, eccetera. Ok, fantastico. Allora, io direi che possiamo cominciare la meditazione, se siete tutti pronti, se siete d'accordo. Ok. Va bene, ragazze. Allora, ci mettiamo una bella musica. Una bella musica rilassante che aiuta il nostro cervello ad andare nel profondo. Ok, allora aspettiamo un attimo. Siete tutte cariche? Siete tutte pronte per meditare? Ok. Sentite la musica, ragazze e ragazzi. Adriana, sono molto contenta. Sagge parole. Bene. Sì, Franca. Ok, allora vediamo oggi dove ci porta il creatore. Noi ci connettiamo e dove il creatore ci porta? Lì è il posto giusto. Niente di preparato. Viviamo la vita momento per momento, così com'è, con tutta la nostra gioia, con tutto il nostro entusiasmo e con tutta la bellezza che abbiamo dentro. Ho letto una cosa molto bella, che mi ha molto colpito, che mi è piaciuta tanto, in cui si dice che gli sciamani non guardano l'idea del bene e del male, e quindi non tendono al bene, ma tendono alla bellezza. E questa cosa mi ha commosso. La bellezza c'è in tutte le cose, la bellezza è Dio, la bellezza è divina. E quindi noi andiamo a cercare la bellezza, non andiamo a perderci nel giusto o nello sbagliato, cerchiamo la bellezza nelle cose. Ok. Allora chiudiamo gli occhi. Facciamo tre respiri profondi. Ed inspirando. Ispiriamo luce dorata. Guardiamo questa luce come se fosse viva, come se fossero particelle subatomiche, luccicanti, vive. Emozionanti. Guardiamole ridere queste particelle. Ed espirando, espirate tutto ciò che non va nel vostro sistema, dei dolori fisici, delle preoccupazioni, delle paure. E chiediamo al Creatore di portarci nel luogo sacro che ci sta aspettando.
E immaginiamo di trovarci in un sentiero di natura. Immaginate voi dove, o alpino, o in spiaggia, o in un bosco. E se avete qualcosa che vi opprime, qualcosa che vi spaventa e di cui fate fatica a liberarvi, cominciate a parlarne alle piante, ai granelli di sabbia, ai fiocchi di neve, alle nuvole, al vento. E raccontate loro il perché di tutto questo. Molto probabilmente arriverà anche il piccolo popolo ad ascoltarvi. Perché essere ascoltati è già parte della guarigione. E nessuno ci ha detto che dobbiamo sempre tenerci tutto dentro. E nessuno ne ci ha mai neanche detto che il vento è vivo. Che negli alberi, nei granelli di sabbia, nel muschio, c'è Dio. E c'è anche l'aspetto madre di Dio. E allora non abbiamo una madre sola, biologica, ma abbiamo tanti aspetti di madre, ovunque. A volte anche più raffinati. E allora parliamo all'aspetto madre di Dio. Raccontiamo al muschio, al vento, alla schiuma, del mare, ai gabbiani, alle rocce. Raccontiamo come stiamo. Sentiamo che l'attenzione di tutte le espressioni della divinità, di tutte le espressioni del creatore, è altissima. È assoluta. È senza stanchezza.
E guardiamo come tutti questi aspetti siano collegati, come un solo essere che vibra e respira. Ed è tutto occhi e tutto orecchie. E se non siamo abituati a farci guardare con questa attenzione, e se non siamo abituati a farci ascoltare con questa attenzione, esprimiamolo. Madre di tutte le cose. Madre presente in ogni cosa. Non sono abituata ad essere guardata con attenzione e ascolto profondo. E anche questo lasciamo uscire dal nostro sistema. Con tutto il rammarico, se è presente di quanto ci sarebbe piaciuto invece essere amate, ascoltate e guardate. Lasciamo andare l'imbarazzo e la paura di aprirci a tal punto che potremmo essere giudicati. E ricordiamo che il Creatore accoglie sempre per chi è indifferente ai giudizi morali. Ma vede la nostra bellezza. Quindi chiediamo che il Creatore ci insegni, che noi sappiamo che cosa vuol dire essere guardate ed ascoltate, guardati ed ascoltati, con assoluta attenzione, per rivelare affinché la nostra bellezza emerga al tutto, all'assoluto. E lasciamo che la natura, il creatore e la coscienza del creatore all'interno della natura ci guarisca focalizzando la sua attenzione sulla nostra bellezza. E lasciamo che tutti i giudizi, tutto quello che sta emergendo, i ricordi, i traumi, anche di vite precedenti, o che non ci appartengono, che sono magari nella nostra linea genetica,
siano rilasciati dal sistema. Creatore, ritira. Con voti, patti, giuramenti, incantesimi, maledizioni e tutto quanto, impianti. E respiriamo in questa paziente guarigione. Sentiamo come tutto il creato, che espressione del creatore, ci accarezzi. Accarezzi i nostri corpi sottili, accarezzi le nostre forme, le nostre molecole. Allineandole e facendole splendere. E lasciamo che tutto il nostro corpo risponda. E permetta la guarigione. Con gioia, con gratitudine, come risponderemo alle carezze di un amato in una risposta d'amore? E abbandoniamoci a questo tocco. Che guarisce le parti di noi che nemmeno sapevamo malate o bloccate. Lasciamo che i blocchi del nostro corpo si abbandonino e se volete potete chiedere a qualcosa che duole o qualcosa che richiama la vostra attenzione,
potete chiedergli che cosa manca qui. Di che cosa questo punto ho bisogno per guarire? Di fiducia? Di comprensione. Di saper leggere oltre le righe. Della capacità di creare. Della conoscenza di chi siamo. E lasciate che tutti questi sentimenti che stanno provenendo dal creatore di tutto ciò che è, da una zona di sentimenti puri, entri nel vostro sistema. E vada a cambiare le credenze nelle molecole. Spostiamo questa parte del nostro corpo ad un altro livello di consapevolezza. La portiamo in un'altra linea temporale, dove qualcos'altro può accadere. Dove quella realtà non ha più bisogno di esistere. E chiediamoci anche, per completare il lavoro, che cosa mi è servito, a cosa mi è servito questo dolore, a cosa mi è servita questa mancanza di fiducia, che cosa ho imparato. Cosa mi è servito farmi ferire? Che cosa ho portato a casa di buono? Come sono cresciuta?
Forse non credete o non avete l'esperienza che possa anche esistere un mondo in cui non abbiamo bisogno di soffrire. E allora chiediamo al creatore di inserirlo come download. Che noi sappiamo che esiste questa possibilità, che questo mondo c'è e che possiamo crearlo e accedervi. E aumentiamo il livello di fiducia. Come se noi avessimo la manopola di una radio nel nostro terzo occhio e giriamo la manopola e alziamo il livello di fiducia. Chiediamo che il Creatore ci insegni che è possibile, e lo sappiamo fare e lo facciamo, avere sempre più fiducia nel Creatore di tutto ciò che è. Sempre più fiducia nel vedere avverati i nostri sogni e le nostre speranze, nel sapere che il Creatore manifesterà i nostri, le nostre necessità, i nostri sogni, nel vedere accadere miracoli. Il Creatore ci riserva un posto d'onore, privilegiato di protezione in tutte le situazioni, anche in quelle che apparentemente potrebbero essere le peggiori. E allora chiediamo al Creatore di rilasciare tutti i traumi di questa vita e di altre in cui ci siamo sentiti e sentite in difficoltà senza appoggio, senza supporto. E le lasciamo uscire dalla schiena, dai polmoni. Creatore ritira e rimanda nella luce del Creatore. Dal cuore, dalle braccia, dalla pancia, alle gambe.
tutto quello che ci hanno detto. Che ci ha fatto sentire incapaci o impotenti. Creatore, ritira tutto ciò che ci ha sminuito. Creatore, ritira. Tutta la sofferenza di vite precedenti. Creatore, ritira. E guardate cosa avete imparato, quando magari in vite precedenti vi hanno ucciso, fatto del male, umiliato, torturato. Forse la consapevolezza di voi, la presenza e il valutare bene le situazioni. La lungimiranza. La tutela di voi stessi. E inseriamo nei nostri sistemi tutto questo. Dalla luce del Creatore. Tutto può. E quindi scendete da quei roghi, slacciate quelle corde. Aprite le manette, toglietevi i pugnali, le lance, allontanatevi dalle piazze pubbliche, scrollatevi di dosso. Le opinioni aberranti altrui. Anche quelle a cui avete creduto. E allontanatevi da quei luoghi. Riscrivendo un nuovo futuro di tutte le versioni che state vedendo del vostro sé. E guardate, osservate con curiosità e bellezza qual è il vostro nuovo futuro in quelle vite, in sé paralleli, nella vita di adesso se volete.
in tutte le infinite sfumature del vostro meraviglioso sé. E ripristiniamo l'alleanza con il Creatore. Che è presente in tutto ciò che è. Nel muschio. Nel vento. Nella roccia. Nei nostri fratelli. E quindi anche in me. Grazie Creatore, perché ti sei rivelato. Grazie, perché ti fai sentire forte e chiaro. Grazie perché vivi dentro di me. Perché tutto è vivo. E quando siete pronti e pronte, tornate nel vostro sentiero, salutate tutti coloro che vi hanno accompagnato la manifestazione madre del Creatore. E piano piano con i vostri tempi. Vi ritornate qua. Grazie Salvatrice, spero che siate state bene. Se qualcuno vuole condividere, abbiamo ancora qualche minuto, 4 minuti. Se qualcuno vuole condividere qualche cosa, molto volentieri.
Ciao Vincenzo. Ci sentiamo oggi, Vincenzo, eh? Scusami, ma è stata una settimana. Grazie, Franca. Ho visto un messaggio di Giulia che dicevo come mi sento amata dal tutto, mi sembra. Sì, eccolo, come mi sento amata dal tutto, eccolo. È vero? Noi siamo anche il tutto. Grazie mille Anna Maria. Grazie Maria Pia. Grazie della vostra magnifica presenza. Grazie Spero che stiate meglio. Bene. È sempre un po' difficile lasciarci dopo una meditazione profonda. Comunque, vi auguro una fantastica settimana spero che riusciate a vivere con questo amore tutti i giorni. Grazie Mariangela. Grazie perché mi vengono le lacrime, Salvatrice, che bello. Perché è la commozione quando sentiamo l'amore del Creatore. Così grande. Ho realizzato tutto, meraviglioso, posso realizzare tutto ciò che voglio, certo, ovviamente. Il creatore è questo, possiamo realizzare tutto ciò che vogliamo. Lasciamo solo apparentemente, è vero Giulia, in realtà siamo sempre tutti collegati in amore. Anche quando sembrerebbe di no, ma non è vero, questa è l'illusione di questa realtà terrena e dell'ego, no? In realtà ci si ama anche quando ci si lascia, apparentemente, o ci si ama anche quando apparentemente si litiga. Quindi non abbiate timori di essere soli, perché non lo siete mai. Grazie Marina, non avevo visto che c'eri, sono molto contenta. Ciao, ciao ragazze, ci vediamo lunedì prossimo alle 12 e poi l'appuntamento serale, poi lo vedete, sarà l'8 luglio, ma gli altri appuntamenti vi dirò quando saranno. Ok, un grande, 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 grande abbraccio, vi voglio bene e spero di rivedervi prestissimo. E grazie di essere sempre così belle e belli quando ci vediamo. Ciao, buona settimana ragazze. Ciao.